cari amici, la guida delle automobili, i giovani e gli anziani al volante, i giovani e gli anziani al volante, mi fanno tanto ridere, mi fanno, Dio quanto mi fanno ridere i giornali, mi fanno tanto ridere, questo per esempio è il Corriere della Sera odierno, oggi cari amici, e sabato 4 gennaio 2014, no? Sapete la vicenda del SUV a Velletri, il SUV a Velletri guidato da un 85enne che ha sfondato, per errore, ha sfondato una banca, Unicredit, e si è scappato il motto, varie ferite, allora ecco qua, su tutti i quotidiani, ecco qua, vedete? La paginata, cari amici, vedete la paginata? Allora, quello che più mi interessa, cari amici, non è la cronaca, ma è quello che dice questo geriatra, questo illustre geriatra. Vedete, lì è un illustre geriatra, Carlo Vergani è uno dei maestri della geriatria italiana. Gian Matteo, tra i suoi la nuova longevità, Carlo Vergani è uno dei maestri della geriatria italiana. E che dice? Sì. Da anziani ci sono dei pericoli. E ci sono le statistiche che dicono che sono elevati gli incidenti stradali causati dagli anziani. Sì, ma io non ho trovato nessuno che mi abbia fatto una statistica, nessuno che mi abbia fatto una statistica per stabilire se sono di più gli incidenti stradali causati dagli ottantenni, dagli 85enni, dai novantenni o dai diciottenni o dai ventenni. Ma che? Perché bisogna mettere a confronto gli incidenti stradali provocati dagli ottantenni, dagli 85enni, dai novantenni e quindi causati dai diciottenni, dai ventenni. Perché sì, e gli anziani, io ormai sto in questa categoria, sì, gli anziani causano degli incidenti perché hanno una lentezza di riflessi. E beh, i giovani sembra che causino degli incidenti perché dei riflessi ce ne hanno pure troppi. Ma è possibile che una cosa così semplice non venga discussa? Si tratta semplicemente di fare una statistica per stabilire se sono più gravi, più numerosi e più gravi gli incidenti stradali causati dai diciottenni, dai diciannovenni, dai ventenni o quelli causati dagli 80enni, dagli 85enni. Per quello che mi riguarda, io so che quando si è anziani si guida più lentamente, ma se guardiamo per esempio i pirati della strada, quelli che ammazzano e scappino via sono quasi tutti giovanotti, non ci sono persone anziane che fanno i pirati. E anche il caso del SUV, il SUV è stato davvero un incidente sfortunato, perché particolare, perché io ho visto com'erano dislocati i clienti in quella banca lì, come erano dislocati, basta fare una verifica e si capisce, perché il SUV mica è entrato tutto dentro la banca, c'è entrato per metà. Il fatto è che i clienti stavano seduti proprio accanto alla vetrina, stavano seduti di schiena, la schiena verso la piazza e il volto verso gli sportelli. Ma allora geriatra, ma perché non mi dici geriatra? Perché non dici che vuoi tirare l'acqua al tuo mulino, geriatra? Perché gli anziani vengono da te, vengono dai geriatri, lo dici qua, che ci vogliono i geriatri per rilasciare e confermare la patente. Ma diciamo, diamo le statistiche, parliamo degli incidenti stradali, vediamo se sono più numerosi e più gravi.
quelli causati dai diciottenni, diciannovenni, ventenni o quelli causati dagli 80-85 anni. Ma si fa tanto presto, Santa Madonna! E una pagina intera perché erano 85 anni. Insomma, cari amici, io non mi ricordo quanti anni aveva Winston Churchill quando diresse il Regno Unito nella seconda guerra, non mi ricordo, fatela voi la verifica, cari amici, non mi ricordo Winston Churchill quanti anni aveva quando ha diretto tutto il Regno Unito nella seconda guerra mondiale, non mi ricordo. Però io ho cercato disperatamente dell'intervento di questo grande geriatra, Carlo Vergani, un confronto agli incidenti causati dagli 80-85 anni e quelli causati dai 18 anni, 19 anni, 20 anni, 21 anni, perché è vero che gli anziani dei riflessi ce l'hanno un po' di meno, ma sembra che i 18 anni, 19 anni e 20 anni dei riflessi ce n'abbiano un po' di più. In medio sta virtus, cari amici, io lo prego. È vero che pure io tiro l'acqua al mio mulino perché sono ormai nella categoria degli anziani, sto dentro la vecchiaia, ma mi pare che pure questo grande geriatra tiri l'acqua al suo mulino, anche lui tira l'acqua al suo mulino, perché dice che ci vuole l'intervento dei geriatri per avallare il rinnovo della patente agli anziani. Però se faccia un confronto, se sono più pericolosi gli anziani al volante o se sono più pericolosi i giovani al volante, si faccia il confronto, perché è vero che negli anziani ci può essere un deficit nei riflessi, ma nei giovani c'è un eccesso nei riflessi. In medio sta virtus, cari amici, io lo so che voi che mi ascoltate siete tutti giovani, ma io vi prego di intervenire e di farmi sapere il vostro parere, perché ripeto, negli anziani c'è un deficit di riflessi, ma nei giovani c'è un eccesso di riflessi, capito? E poi dovremmo conoscere le statistiche relative alla pericolosità di coloro che stanno al volante, se sono più pericolosi i 18 anni, i 19 anni, i 20 anni, i 21 anni, i 22 anni, o se sono più pericolosi gli 80 anni, gli 85 anni. È questo che si deve sapere, altro che fare queste sbrodolate dei discorsi, cari amici. Va bene, cari, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.